grande ritrovamento ad Ustica. Spunta una fortificazione di 3000 anni fa, tra la storia e la misteriosa fine. A circa 70 km dalla costa palermitana, nel cuore del Mediterraneo c'è la tranquilla isoletta di Ustica. Già tristemente nota per il disastro aereo avvenuto alle 20:59 del 27 giugno 1980, oggi balza nuovamente agli onori della cronaca per una lieta notizia. Qui si trovava infatti una fortificazione di circa 3 millenni fa, risalente all'età del bronzo, che riemerge grazie alle nuove tecnologie. Un'equipe di studiosi italiani, grazie anche al coordinamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, ha utilizzato modernissime tecnologie non invasive. Stiamo parlando del georadar e della tomografia elettrica. Sebbene il sito fosse già noto e vi fossero già stati degli scavi, nulla si sospettava di un così sofisticato sistema di difesa. Chiaramente da questo momento cominciano le congetture e le ipotesi sulla possibile storia inerente al ritrovamento. Lunga ben 250 metri e alta da 4 a 5 metri, si trattava di un sistema di difesa di dimensioni notevoli. Il villaggio dei Faraglioni proliferò tra il 1400 ed il 1200 a.C., prima di andare incontro ad una fine a dir poco misteriosa. Gli scavi precedenti testimoniavano infatti che, al contrario delle consuetudine, gli utensili e gli altri oggetti ritrovati si trovavano al loro posto naturale. Nulla testimoniava una fine violenta, anzi, tutto lasciava adito a punti di domanda e tanta curiosità. L'unica cosa abbastanza certa è che, nel 1200 a.C. rimase il villaggio, ma non i suoi abitanti. Le capanne in ordine, la gente scomparsa. Che sia stato un disastro naturale o un attacco di predoni del mare, cosa probabile e consueta, non lo sappiamo ancora. Torniamo però alla scoperta odierna. La presenza di tale tecnologia difensiva così avanzata riscrive i criteri di valutazione della categoria in questione. Non si pensava infatti che all'epoca vi fossero dei bastioni difensivi tanto grandi. Il villaggio di pescatori e agricoltori fiorì, crebbe e poi, d'improvviso, scomparve. Per 800 anni l'isola di Ustica rimase senza padroni, un buco di storia che la fortezza ritrovata può aiutare a colmare. Qualche perché in meno forse e qualche risposta in più. Questo almeno è quello che ci auguriamo.